Ciao a tutti, in questo periodo di stop forzato abbiamo deciso comunque di continuare a sostenervi con la nostra formazione a distanza, anche perché siete stati in tanti a richiederci dei nuovi corsi. Proprio per questo abbiamo comunque creato un nuovo videocorso, ma con delle eccezioni. Infatti non possiamo non considerare l'importante periodo sociale ed economico che tutti ci troviamo ad affrontare. Per questo motivo abbiamo deciso che tutti coloro che vorranno iscriversi al nostro nuovo videocorso potranno usufruire di un buono sconto di 50 euro semplicemente inserendo la frase "andrà tutto bene" al momento dell'iscrizione. Inoltre abbiamo deciso di devolvere anche il 10% del ricavo delle nostre vendite alla terapia intensiva e quindi di dare anche noi un contributo importante a chi si trova ogni giorno in prima linea a combattere contro il coronavirus. Il nostro nuovo videocorso è stato pensato per la riabilitazione di pazienti adolescenti o adulti. Come tutti i nostri videocorsi, si compone di una parte teorica e di una parte pratica. Nella parte teorica sarà illustrato innanzitutto il modello teorico di riferimento al quale ci siamo ispirati e il suo adattamento in italiano. Dopodiché saranno illustrati quelli che sono i presupposti teorici alla base della funzione cognitiva della working memory, nonché anche quelli che sono i presupposti teorici rispetto alla riabilitazione della working memory nell'adulto. Nella parte pratica, invece, sarà illustrato il manuale di riferimento, saranno illustrati e spiegati tutti gli esercizi singolarmente, le modalità di somministrazione, la modalità di registrazione dei punteggi e anche una modalità di valutazione di follow-up a conclusione del training che andremo a presentare. A chi è rivolto questo training di Verbal Working Memory? È rivolto soprattutto a pazienti che hanno avuto un ictus cerebrale adulti, che hanno avuto quindi delle lesioni acquisite a livello cerebrale, pazienti afasici con afasia da conduzione, afasia fluente, in stato di recupero, adolescenti che hanno subito un trauma cranico-encefalico, ma anche a pazienti che hanno un'iniziale forma di demenza, quindi pazienti giovani che hanno una demenza giovanile o pazienti comunque che iniziano ad avere un deterioramento cognitivo. Il seguente training nasce da un lavoro di tesi di specializzazione di due psicoterapeuti che lo hanno studiato e adattato in lingua italiana. Trae spunto da un lavoro di riabilitazione già presente in letteratura, che qui è stato rivisto e riadattato sulla base della specificità della lingua italiana. Il lavoro di ricerca alla base della creazione di questo training è stato estremamente accurato e approfondito. Il training si basa sull'utilizzo di parole che sono state selezionate sulla base delle banche dati di riferimento presenti in lingua italiana. Il training è costituito inoltre da un manuale che è presentato insieme al videocorso, dotato di schede che possono essere facilmente stampate e riutilizzate ogni qualvolta voi lo vogliate. Il training è costituito da 8 compiti di difficoltà man mano crescente. All'interno di ciascun compito ci sono diversi livelli, come abbiamo detto, di difficoltà crescente, per un totale di 46 livelli di difficoltà. Il paziente potrà passare al livello successivo soltanto quando risponderà al 90% di risposte corrette. In caso negativo dovrà ripetere nuovamente la scheda specifica. Il training inoltre è costituito anche da una valutazione finale neuropsicologica che alleghiamo e da alcuni questionari specifici ecologici per la valutazione della working memory. Potete andare sul sito www.quadernicognitivi.it per acquistare il nostro nuovo training, il Verbal Working Memory Training. Nella sezione negozio shop potete effettuare direttamente l'acquisto. Vi ricordiamo in questa occasione, durante la stessa fase di acquisto, di inserire il codice sconto hashtag andrà tutto bene.
dal valore di 50 euro che verranno in automatico defalcati dal prezzo finale. Vi ricordiamo anche le modalità di pagamento che sono tramite PayPal, tramite bonifico bancario e tramite carta di debito oppure carta prepagata. Per poterci contattare potete scriverci una mail a quadernicognitivi@gmail.com oppure tramite la chat che è all'interno del nostro sito internet www.quadernicognitivi.it oppure tramite i nostri social network Instagram e Facebook, e quindi vi chiedo anche a questo punto di seguirli per restare sempre aggiornati su tutte quante le ultimissime novità. In attesa di un vostro riscontro vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto. Ciao! Andrà tutto bene.